deciso di raccontare, vivere questa esperienza con un'installazione permanente. Ma ho deciso di fare un lavoro ex novo per noi e per Schwäbisch Gmünd. Il 10 verrà installata all'interno del giardino Faenza e il 12 di maggio la scultura verrà inaugurata. Dei veri artisti che hanno gusto, si impegnano e si divertono anche, perché mi piace che si divertano. Ci aspettavamo sempre qualche arte faentina in un luogo particolare di Schwäbisch Gmünd, e questa occasione il giardino di Faenza Remstallgatte è già fantastico, ma anche fantastico vedere come cresce, come nasce questa opera d'arte. Mi piace questo lavoro da classe operaia. Che spettacolo! Com'è partecipare all'installazione di un'opera? È bellissima, mi piace molto. A me piace tantissimo che ognuno mette come gli pare i colori, ma è una sinergia di tutti. È un'installazione che deve essere della città. And this is why it's a perfect symbol for the city of Schwäbisch Gmünd. But I think it's also, of course, the symbol of all our twin cities. Gedacht hat, wir haben noch gesprochen, wir werden noch Licht anbringen, dass es dann auch erstrahlt ist. Aber bitte. È un oggetto, una esibizione di colori che devono dare solo allegria. Di sotto ci sono piccoli fiori che sono in ferro, e questo è solo un ricordare che dobbiamo lasciare la natura come è stata consegnata, altrimenti avremo questo tipo di fiori. Die Delegation aus Faenza mit Simona San Giorgi. Ja, aber naja, es ist sowieso Europa und wir sind alle Europäer und natürlich sind wir immer.